intervento verterà sulle nuove cure del diabete di tipo 2. Perché è importante parlare delle nuove cure del diabete di tipo 2? Perché i nuovi farmaci che sono stati messi in commercio negli ultimi 4-5 anni hanno degli effetti non solamente di tipo metabolico, quindi direttamente sul diabete e sulla glicemia, ma hanno anche degli importanti effetti di prevenzione cardiovascolare e renale. Quindi con queste nuove armi terapeutiche noi abbiamo la possibilità di curare il diabete e anche di prevenire le sue complicanze, che poi sono la minaccia maggiore della malattia diabetica. Il diabetico in genere muore di malattia cardiovascolare, perché comunque ha un maggior rischio di malattia cardiovascolare rispetto a una persona senza diabete. E questi nuovi farmaci ci permettono appunto di prevenire la morbilità, quindi la malattia cardiovascolare e anche la morte cardiovascolare. Quindi sicuramente è stata una rivoluzione l'introduzione di questi nuovi farmaci, è stata una rivoluzione nella terapia del diabete. Verranno anche esposte le problematiche più di tipo economico legate sempre al costo di questi nuovi farmaci, al costo comunque dei nuovi trattamenti, dei nuovi presidi per il diabete, un costo che comunque permette di ridurre poi il peso della malattia negli anni futuri, quindi è un spendere adesso sulla prevenzione, per avere poi maggiore salute per tutti e quindi anche meno costi in futuro. È un vantaggio sicuramente per l'individuo, sicuramente per la persona, ma anche per la società. Vedremo anche, ci sarà anche una tavola rotonda in cui appunto verranno un po' illustrate tutte le problematiche del Covid nel paziente con diabete, come il Covid ha impattato proprio sulla cura del paziente diabetico, sull'organizzazione dei nostri servizi sanitari. Io parlerò in particolare di quello marchigiano, però saranno presenti persone da tutta Italia, quindi sicuramente anche le esperienze di tutta Italia verranno riferite anche nella tavola rotonda.